Amicizia, una delle cose più importanti al mondo, anche più delle caramelle gommose. Scherzo, eh? Nessuno batte le caramelle gommose. L'amicizia può sembrare un argomento banale a prima vista, ma fermati 3 secondi. Hai mai pensato a quanto siano importanti gli amici nella tua vita? Ti voglio bene. L'amicizia può essere davvero una delle cose più belle della vita, ma può anche generare scompiglio, confusione. Ti voglio bene. Ma io no. In questa nuova puntata di Student Talk ti parliamo di come l'amicizia cambia nel corso della vita, di come coltivarla, è super interessante, del ruolo dell'amicizia nella produzione culturale. Insomma, oggi puntatona, quindi metti un bel mi piace. L'amicizia, volendo darle una definizione, è una relazione tra due persone, tra cui c'è una carica emotiva e si basa su rispetto, fiducia e disponibilità reciproca. Che belle parole, eh? L'amicizia è da sempre una parte importante della vita delle persone, proprio per questo ha influenzato buona parte della produzione culturale dall'antichità ad oggi. L'amicizia la ritroviamo praticamente in ogni forma d'arte, come la letteratura, la musica o il cinema. Nel 44 a.C. Cicerone dedicò il trattato De Amicitia proprio a questo tema, sostenendo che l'amicizia debba essere libera dal vincolo politico. Ci sono poi Achille Patroclo nell'Iliade, o Don Chisciotte e il suo buon amico Sancho Panza, ma anche Orazio e Amleto in Shakespeare. E oggi? Belle storie sull'amicizia le ritroviamo anche nella letteratura contemporanea, in libri che probabilmente hai anche letto a scuola. Pensa a Il piccolo principe di Saint-Exupéry, o all'Amico ritrovato di Fred Ullman. Pensa anche alle famosissime serie TV Friends o Gossip Girl. Insomma, il mondo della TV, del cinema e della letteratura è pieno zeppo di riferimenti. L'amicizia, una volta che c'è, va anche coltivata. Il poeta libanese Khalil Gibran, nella raccolta di poesie Il profeta, definisce l'amicizia come un campo che seminiamo con amore e mietiamo con riconoscenza. Ok, sto per commuovermi. Coltivare un'amicizia richiede volontà, impegno e qualche piccolo sacrificio. Avevi dubbi? Pensa che secondo una ricerca del MIT servono almeno 200 ore per definire una relazione amicizia. Hai idea di quanto siano 200 ore? Io sì, tantissime! Forse te ne sarai accorto, l'amicizia cambia in base all'età. Più cresciamo e meno amici stretti abbiamo. Questo perché col passare del tempo diventiamo più esigenti e selettivi e guardiamo i legami con altri occhi. Vuoi qualche consiglio per non perdere le persone importanti della tua vita? Accetta i tuoi amici così come sono. Ogni tanto sono super critici? Cerca di essergli riconoscente per la loro sincerità. Non trascurarli, ascoltali e passa con loro del tempo di qualità, magari mettendo anche un po' da parte lo smartphone. Coltiva l'amicizia fin dall'adolescenza, potrebbe durare tutta la vita. Se serve, fai un passo indietro. Pensa, quell'amico con cui hai litigato ti manca tanto? Perché non cerchi di risanare il rapporto e magari gli fai una telefonata? Dopotutto l'amicizia è davvero una delle cose più importanti della vita. Ed eccoci al classico momento citazione! Grazie, grazie, ok, grazie. Come scriveva Cicerone, tutti sanno che la vita non è vita senza amicizia, se, almeno in parte, si vuole vivere da uomini liberi. Bene, anche questa puntata di Student Talk è giunta al termine. Presto arriverà una nuova puntata, ma prima di andare via, fermati un secondo, metti un bel mi piace e viva l'amicizia!